Il teatro ti insegna che dal niente puoi far nascere qualche cosa. A me sembra che sia un'operazione alta. Ultimamente non si vedono più spettacoli con così tanta gente, tanti professionisti bravi e poi tutti questi bambini che danno l'idea che possono fare anche loro delle cose molto alte. Uno spettacolo, insomma, che tocca il cuore delle persone, poi fra l'altro che emoziona. Molto, il messaggio era chiaro, spero che i ragazzi abbiano recepito e poi Enrico Campanati è straordinario. E il consiglio è di venire perché è un buon approccio con il teatro, non è affatto noioso come diciamo tanti ragazzi temono. Venendo qua si riescono a vedere anche delle cose diverse, dei tipi di spettacoli diversi. Una parola sullo spettacolo. È stato molto diverso dal solito e molto carino. È stato molto bello, è piaciuto ed era molto convincente. Ci ha insegnato che non bisogna essere razzisti e che bisogna credere sempre in se stessi. Si possono comunicare dei valori e quindi dare a loro la fiducia che non tutto è buio, come era per Oliver Twist all'inizio. Dicevano qui anche il personale di sala, il personale del Teatro Stabile, che bello, un po' di vita nei camerini. Ecco, a volte per noi è anche tanta questa vita, perché non è facile tenerli buoni, sono tanti e sono scatenati, però direi che quello che rimandano al pubblico è una gran vita e soprattutto la voglia del SUC di comunicare questo spirito di condivisione e di stare insieme, che è poi lo spirito del SUC. Gli Oliver Twist, la situazione di Oliver Twist non è poi lontana dalla situazione di tanti bambini e non solo bambini dei giorni nostri, cioè persone in difficoltà che hanno bisogno forse di trovare, come ha trovato Oliver Twist, l'accoglienza di persone buone che capiscono e che possono condividere un po' della ricchezza con gli altri. Questo è il messaggio che speriamo non resti confinato nello spazio del teatro, ma veramente diventa un messaggio a tutta la società.